E così, Marius, alla fine ti ho trovato. Tyrell, sì. Ora io ti riconosco, sì. Dovevo immaginare che avresti viaggiato in incognito. Ma sai, loro ci spiano sempre. È da molto che ti sto cercando, Marius. Iniziavo a pensare che non volessi farti trovare. Perdonami, Tyrell, per favore. Non è stata colpa mia. Non è stata colpa tua. Dimmi, Marius, perché non è stata colpa tua? Il viandante. Sì. È stato il viandante. Sembra passata un'eternità dai giorni trascorsi nella cittadella delle scolte. Avevo cercato scampo dai miei ricordi insieme ad altri reietti sulle montagne oltre la porta del Levante. Prendi qualcosa? Passavo le giornate lottando contro il sonno. Nei miei sogni mi ritrovavo al monastero e vedevo la malvagità che lo aveva inghiottito. Incubi o ricordi ormai... Ormai non ero più in grado di distinguere tra le due cose. Che la malvagità dei miei incubi mi avesse seguito. Come aveva fatto a ritrovarmi? Come poteva quel pover'uomo, a malapena in grado di reggere il peso della propria spada, essere il terrore fiammeggiante che mi aveva indotto a fuggire? Sembrava che stesse lottando contro demoni che faticava a contenere. E che stesse perdendo. Mentre lo guardavo, mi convinsi di aver perso completamente la ragione. Il terrore, la distruzione, la malvagità della quale ero stato testimone, come avrei potuto spiegarlo? Erano demoni provenienti dalla mia mente, oppure albergavano davvero in quel viandante?
Perché lo seguì? Non lo so. Mi sembrava di agire come in sogno. Tutto quello che so è che quando egli mi chiamò, fui costretto a seguirlo. Da quel momento viaggiammo insieme verso est. Sempre verso est. Giornata. Salve. Non mi sorprende vedere qualcuno come te da queste parti. Molti avventurieri si sono spinti fin qui da che sono iniziati i problemi. Certo avrei saputo della tragedia che si è abbattuta su Tristram. Alcuni dicono che Diablo, il signore del terrore, si aggiri ancora per il mondo. Non so se crederci, ma qualche settimana fa è passato di qui un oscuro viandante diretto a est, verso il passo montano sorvegliato dal monastero delle Scolte. Forse era innocuo, ma sembra che il male l'abbia seguito. Vedi, poco dopo il suo passaggio, la porta del monastero che conduce al passo è stata chiusa e strane creature hanno iniziato a devastare le terre circostanti. Fino a quando la situazione non migliorerà e la strada non verrà riaperta, rimarrò qui con la mia carovana. Spero di riuscire a partire per Lutgolain prima che l'ombra che ha avvolto Tristram ci consumi tutti. Se ancora vivrai, potrai venire con me. Ti conviene parlare con Akara. Credo che sia lei a comandare qui. Forse saprà dirti di più. Charcy è una ragazza molto dolce. Fa il fabbro qui e ti può aiutare vendendoti armi e armature di ottima qualità. Ti do il benvenuto nel nostro accampamento. So che sei qui per sfidare il male che ci ha scacciato dalla nostra ancestrale dimora. Sappi però che, anche se Akara è la nostra guida spirituale, sono io a condurre le Scolte in battaglia. Dovrai dimostrare il tuo valore per guadagnarti la mia fiducia.
Ti do il benvenuto nel nostro... Non mi fido degli stranieri, ma Warrive mi sembra a posto. Non ci ho mai parlato molto, comunque. Salute, giovane incantatrice. È bello vedere gente come te in questi tempi. Secondo me il mondo ha bisogno di più donne disposte a lottare contro le tenebre. Ma perdona la mia maleducazione. Sono Akara, gran sacerdotessa della sorellanza dell'Occhio Invisibile, e ti do il benvenuto nel nostro accampamento. Purtroppo ti posso offrire solo un misero rifugio. Vedi, il nostro antico ordine è vittima di una strana maledizione. La maestosa cittadella dalla quale abbiamo sorvegliato l'accesso verso est per generazioni è stata corrotta da una creatura demoniaca di nome Andania. Ancora non riesco a crederci, ma ella ha volto contro di noi molte delle nostre sorelle e ci ha scacciato dalla nostra dimora ancestrale. Ora le ultime guardiane della sorellanza sono morte o disperse. Ti imploro, aiutaci. Trova il modo per spezzare questa maledizione e noi ti saremo per sempre fedeli. Nelle terre selvagge si cela una grande malvagità. Le scolte di Kasha mi hanno informato che una caverna qui vicino trabocca di creature dell'ombra e orrori del mondo dei morti. Temo che quegli esseri stiano per attaccare l'accampamento. Se vuoi davvero aiutarci, ti prego di trovare quel labirinto oscuro e di eliminare i mostri al suo interno. Possa il grande occhio vegliare su di te. Buongiorno a te, mi chiamo Gid e posso dirti che sarò il tuo migliore amico in questo accampamento abbandonato. Un'arma, un po' d'oro, una piccola gemma. Ti chiedo solo questo per tutto l'equipaggiamento che ti potrà mai servire. No, non temere. Tutti i miei articoli sono garantiti per 2 intere giornate. Warrive è stato così gentile da lasciarmi viaggiare con la sua carovana, ma non farti trascinare da lui alla ricerca di una nuova rotta commerciale verso est. Io sto facendo una fortuna qui, con le scolte ovviamente. Non temere, tu avrai sempre prezzi di favore. Hai un bel fegato! Io preferirei gettare al vento tutta la mia mercanzia piuttosto che mettere piede in quella caverna. Salve, sono Charcy, il fabbro dell'accampamento. Mi fa piacere vedere degli avventurieri da queste parti. Molte nostre sorelle hanno combattuto fieramente contro Diablo quando egli ha attaccato Tristram. Sono tornate da noi ornate con oggetti di grande potenza. Sembra però che la loro vittoria sia stata inutile. Ora molte di loro sono state corrotte da Andariel. Oscurità.
Torna indietro. Ti serve più esperienza se... Ah!
cosa ti serve? Yeah.
peso è eccessivo. Eccessivo. La caverna è stata epurata dal male.
Posso aiutarti? La tua presenza mi onora. Hai ripulito l'antro del male. Mi hai ridato fiducia nella razza umana. Per ricompensarti, ti addestrerò in un'abilità di tua scelta. Le mie esploratrici mi hanno riferito dell'abominio nel cimitero del monastero. A quanto pare, Andariel non si accontenta più di tormentare i miei. Corvo Vermiglio, una delle nostre condottiere nella battaglia contro Diavola Tristram, è stata fra le prime a cedere alla sua corruzione. Ora si aggira per il cimitero del monastero, intenta a riportare in vita i morti. Non possiamo tollerare questo affronto. Se vuoi davvero aiutarci, sbarazzati di lei. Ah.
Mi spiace, ma i non morti non sono buoni clienti. Affossano gli affari.